Albomero Chocoland. Albomero approda la terra dei golosi dal 13 al 17 febbraio. Cioccolata in quantità. Eh sì, cioccolata in quantità, e tutto questo accade alla quinta municipalitare nell'Albomero, quartiere storico napoletano, nel proprio il motore della nostra città. E lo facciamo con una municipalità che è sempre attivissima e proprio prodiga, generosa di un sacco di eventi e di belle iniziative per tutti i cittadini. E io ne parlo di questo grande evento con il presidente della quinta municipalità, dottor Mario Coppeto. Presidente, buongiorno, bentornato. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Allora, ancora, come dire, molto freschi i ricordi del successo della Notte Bianca al Vomero, con 600.000 presenze, e del lungo periodo natalizio ricco di grandissime iniziative, e tutte a costo zero, come è solito fare la quinta municipalità, senza chiedere un euro ai cittadini. E questa è la cosa più importante. E dopo il grande successo anche di questo mese di Natale, che avete regalato tante iniziative culturali e sociali meravigliose, adesso un altro evento in cantiere. Ma non vi fermate mai, presidente? Ma io penso che, come abbiamo sempre detto, l'integrazione pubblico-privata tra soggetti proponenti e la pubblica amministrazione che è in grado di accoglierla, in tutto questo in salsa cultura e socialità, alla migliore. Noi vogliamo offrire un territorio che sia sempre di più accogliente, che sia promozione per il commercio, per la cultura e per le attività sociali. Cioccolando, la terra dei golosi, si iscrive dentro questa logica, e noi siamo ben lieti di ospitare, tra l'altro in un momento straordinario del gusto, dell'amore e della socialità, San Valentino Carnevale. Assolutamente, assolutamente sì, sono due ricorrenze che quest'anno tra l'altro capitano vicinissime e sono molto importanti, perché di grande aggregazione, come diceva lei, per i bambini ma anche per chi non è più bambino. E poi l'amore non ha età, quindi l'amore mette sempre tutti d'accordo, no presidente? È così, l'amore per esorcizzare le paure, l'amore per stare insieme, l'amore per affermare dei principi. A volte sembrano frasi banali, frasi fatte, però se noi vogliamo dare senso e valore a quello che sono, come dire, delle scadenze che per il più forse possono apparire come un'opportunità commerciale, ma anche questo è un motore di socialità e di economia, io penso invece noi dobbiamo ribaltare, anche alla luce di quello che sta succedendo nel mondo, penso ai drammatici fatti di Parigi, oppure della Nigeria, oppure del Pakistan, dove migliaia e migliaia di vittime, perché noi ci soffermiamo a guardare le 12 vittime di Parigi che ci fanno piangere, però magari dimentichiamo il massacro di 2000 persone in Nigeria, oppure di 167 bambini in Pakistan. Allora io dico l'amore come motore di riflessione, che poi tutto questo è condito anche da un momento del gusto, e io penso che sia la ricetta vincente. Però vincente, ci teniamo, certo, a gettare uno sguardo su questi valori, altrimenti assolutamente un'attività promozionale e commerciale fino a questo. Assolutamente, presidente, vorrei citare anche un'altra iniziativa che avete creato, molto bella secondo me, e tra l'altro l'abbiamo anche pubblicata sulla fanpage di Radio More Napoli, perché a San Valentino, se fai un giro al Vomero e darai un bacio alla persona che ami, e sotto l'arco del chioschetto, e cliccherai mi piace sulla pagina Facebook o del chioschetto o di Radio More Napoli, la coppia che si sarà dato il bacio sotto l'arco del chioschetto riceverà in omaggio un fiore e un cioccolatino. Sì, ma questo sempre, come dire, per alimentare quella promozione territoriale. Noi riteniamo che il Vomero e l'Arenella, la collina dei saperi, o in questo caso anche la collina dei sapori, sia un luogo da visitare, un luogo che promette belle cose. Esatto. Quindi il fiore, il cioccolatino, il bacio, ma anche riflessione, perché vorrei ricordare che all'interno del programma di Chocoland noi abbiamo chiesto come municipalità che fossero inseriti dei momenti di
cultura legati alla, a tutta la filiera del cioccolato e del cacao, per cui la libreria Ocistò e la nuova libreria del Biobar ex guida per Verde ci ospiteranno anche dei momenti di riflessione e di lavoro intorno alla letteratura del cioccolato, che è molto abbondante nel mondo. Direi assolutamente di sì, e poi non dimentichiamo che noi come Radio Amore Napoli ci saremo in diretta, racconteremo tutto, avremo la nostra postazione, saremo in tutti i negozi del Vomero, che tra l'altro sono assolutamente da visitare perché sono partiti ufficialmente i saldi, vero dottor Coppeto? Quindi venite al Vomero a spendere, in tutti i negozi del Vomero, perché ci sono i saldi e quindi si spende meravigliosamente bene. Noi ve lo racconteremo anche attraverso Radio Amore Napoli, e quindi sarà un momento di grande festa, di grande aggregazione, e tutto questo come al solito in diretta. Dottore, io la ringrazio moltissimo, ancora altri collegamenti. Tutti i cittadini, grazie a voi. Assolutamente, grazie davvero al presidente della Quinta Municipalità Vomero Rinella, dottor Mario Coppeto, e grazie chiaramente a tutti i negozi che ci ascoltano anche in diffusione. Segnate in agenda questo appuntamento, Chocoland dal 13 al 17 febbraio, la terra del cioccolato, la terra dei golosi, e noi di Radio More Napoli, come al solito, ci saremo.